Un saluto a tutti i ragazzi da Messi91, siamo su Dishonored, il DLC, le streghe di Brigmore e stiamo cercando il signor capo dei cappellai e il suo infermiere, perché dobbiamo trovare la bobina per far partire la barca di Lizzie Stride. Mamma mia, quante cose dobbiamo fare. Meglio che ci mettiamo subito all'opera. Sali di metallo. Allora, aspettate tutti, perché dalla ricetta di Nonna Cencia ci avanza altra roba, se non mi ricordo male. Esatto, i fiori, il feto di ratto toro, attenzione tutti, e i sali di metallo ora. Quindi cosa devo fare con questi? Spero di non dover farmi un altro giro di esplorazione, ma di trovarlo andando avanti. Vediamo un po', semmai torniamo indietro dopo. La storia di Lizzie Stride, ok, ottimo. Che schifo deve essere segare i propri denti per renderli appuntiti. Deve essere una sensazione... Ah, mi stanno venendo i brividi alla schiena solo a pensarci. Non oso immaginarlo dove fare. Porca miseria, qui la gente è pazza in questo gioco. La gente è fottutamente pazza. Allora, vediamo un po' se ci fosse un passaggio alternativo tipo qua fuori. Ecco, fatto. Ok. Dove mi trovo? Ma... Ah, ok, sono sopra. Sì. Sì. Oh, ma perché la gente io la lascio con la pelle e la trovo senza dopo 3 secondi? Dannati ratti. C'è una porta là sopra. Salire è stata una cosa intelligente. C'è una porta qua. Magari è aperta. È aperta. E questa invece è chiusa. È aperta. Wakefield ha sbagliato i suoi calcoli. Avevo previsto questo momento, ovviamente. Uno come Wakefield sa solo da che parte si impugna il coltello. Nient'altro. Cosa c'è? Oh, piantala di lamentarti, vecchio. Ti sto creando un'eredità. Ma che diavolo... Cos'erano i cappellai prima del mio arrivo? Te lo dico io. Un'ombra del loro passato. Erano soggetti di barzellette. Perché un cappellaio piscia nel suo cappello? Cosa ci fa un cappellaio con l'ultimo colpo? E così via. Non vale la pena dire le risposte. Una guida. Ecco che cosa manca. Vogliamo parlare dell'imbarazzante sconfitta contro i ragazzi di Bottle Street? Era necessario, ragazzi. Di sicuro non ti devi agitare. O ti si infiammano le arterie e poi va a finire che soffri inutilmente. Posso alleviare il tuo dolore. Ma solamente se mi prometti di comportarti bene, d'accordo? Ah, a proposito, devo chiedere altro fiore di furia a Jerome. L'ho finito. Che per caso me lo dici tu cosa devo farci con questi oggetti che ho recuperato? Fine? Posso agire? Ma lo devo uccidere, non mi ricordo più, devo ucciderlo o meno. Parla con il vecchio, tieni il codice per aprire la porta e ce l'ha solo lui, quindi fermi tutti. Fermi tutti, allora intanto andiamo a vedere qua sotto. C'è la porta chiusa, posso aprirla? No. Si scende ancora? No. Saliamo allora. Dove si va? Laboratorio dell'infermiere Trimble. Ok, allora prima di andare a fare casino facciamo una bella perquisizione fatta... È vuoto? Aspetta... Dove? Qua? Da qualche parte? No? Sì! E cosa succede? Questo intanto me lo prendo. Non è successo niente. Ne è successo un tubero. Allora, fermi tutti. No, devo togliere sta cosa perché... Fa tutto verdino ed è brutto. Ok. Credo che terrò attiva la visione perché ho paura che salga le scale malamente questo tizio. Taratura del cronometro. Trimble ha una bella calligrafia, quindi non mi fido di lui. Cosa vuol dire? Ok, però mi ha detto diario aggiornato, ma non è vero. Va bene.
Che schifo. Levati. Messaggio, prendiamolo. Ora, secondo voi, se io faccio partire sta roba, lui sale? Ok. Ah, no, 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 no. No. Volevo ascoltarlo, non pensavo che fosse una chiave quell'oggetto. Antidoto. La formula dell'antidoto necessita di questi ingredienti: fiore di furia, feto di rattotoro, sali di metallo. Ok. E quindi? Dove metto gli ingredienti però? Sì, ma ci sarà un posto in cui devi inserire sta roba, no? No? Va bene, aspettiamo. Ma per forza devo inserirla qua, non devo andare giù. Va bene, provo ad andare a parlare un secondo con la gentaglia di sotto e poi vediamo se no magheggio un po' finché non trovo la soluzione. Allora, proverò a farmi vedere. Altrimenti gli sparo in faccia. Come al solito. Vediamo se mi parla. Ok. Mi chiamo Dowd. Sto cercando la bobina del motore rubata a Lizzie Stray. Hai la possibilità di fare un accordo? Sì, d'accordo, lasciami fare, ci penserò io. Sì. È una proposta ragionevole. Il vecchio dice che sei fortunato. La bobina del motore ci serve solo perché qualcuno ha interrotto il flusso d'acqua che fa girare la ruota. Ho inviato degli uomini nelle fogne per ripristinare il flusso. Saranno morti malamente. Non sono tornati. Ciò che li ha fermati non potrà nulla contro il famoso Dowd, giusto? Quando l'acqua scorrerà, ti darò la bobina del motore. La chiave è sparita. Purtroppo mi sa che dovrai trovare un modo per entrare. È un piacere fare affari con te, signor Dowd. I cappellani se ne staranno buoni, finché rispetterai la tua parte dell'accordo, Dowd. Non posso. Il capo deve riposare. Ti prego di non disturbarlo. Ok, io ho una voglia matta di uccidere quest'uomo per parlare con questo senza di lui, perché secondo... Cosa mi stai dicendo? Andiamo, riprovaci! Se tu... Se io? Dowd, il signor Ed deve rimanere a letto. Ti devo chiedere di lasciarlo in pace. C'è qualcosa qui, puzza! Puzza tantissimo. Ok, questo è quello che ci ha detto. Non è mai tornato. Chissà se è ancora laggiù. Tradotto, non toccare. Ok. Però questo tizio io lo vorrei uccidere. Questo soggettazzo proprio lo vorrei seccare malamente. Vabbè ragazzi, io lo uccido. Perché poi semmai la vado a prendere la bobina, ma... io... Un uomo di nome Pietro, mi disperso raggiungere. Cerca. Orto. Orto? Eh? Oh, cosa? Signore, cosa? Vabbè, signore, è colpa sua. Dimmi! No! Ok. Trimble, non avrei mai creduto di sopravviverti. Che gran spettacolo. Allora tu stai circa bene. Ok, lo sapevo. Dowd, presto, vieni qui. Sì. Guarda come sono ridotto. E appunto, l'ho ucciso si per questo. Che hai fatto un patto con Lizzie. So perché sei qui. Vuoi la bobina del motore? È tua. Ti chiedo una cosa sola, assassino. Uccidimi.
Questo strumento, la macchina di Trimbor, toglimela di dosso. Lasciami morire, ti darò quello che vuoi. Ok, devo solo però... togliere il serbatoio d'olio? No, aspetta. Ok. La macchina di Trimbor mi tiene in vita, ma è piena di gas che inonderà la fabbrica se muoio. È un'assicurazione. Fruga negli alloggi di Trimbor. Di sopra un'antitossina, la beve ogni giorno, nel caso io crepassi. Dovrai crearne un po' per sopravvivere al gas. Ho capito, ma... Ho trovato la formula di Trimbor per produrre l'antitossina. Allora, cosa stai aspettando? Trova gli ingredienti e miscelali, poi sarai pronto. Ok, nonostante sia un capo... dei cappellai che teoricamente sono brutta gente, non mi sembra così cattivo. Mi sembrava più cattivo il signor Trimbor, cioè per questo che l'ho ucciso. Perché quest'uomo puzzava tantissimo. Avete sentito che, cioè, praticamente lo stava sfruttando, povero uomo. Lo sta facendo soffrire, basta. Ho capito che è una persona cattiva, ma dai. Un po' di... com'è che si può dire? Un po' di onore tra ladri, no? Bisogna aiutarlo, bisogna fare qualcosa per... porre fine alle sue sofferenze, mi sembra giusto. Però io ho trovato... infatti, ma come inserisco le cose? Zero. Ok. Aspetta. E arrivo, con calma, stiamo lavorando. Ok. Combina gli ingredienti, vai. L'ho già bevuto? Come lo bevo? Aspetta, forse l'ho già bevuto. No? L'ho bevuto, ok. Torna dal vecchio. Signor vecchio. Ho fatto. Molto bene. Non ne ho mai dubitato. Ora devi uccidermi. Ma non usare quel coltellino, estrai il serbatoio d'olio. Quando avrai fatto, ti dirò il codice. È un lavoro semplice. Se mi stai imbrogliando, vecchio, io ti resuscito e ti uccido di nuovo fino all'infinito, sappilo. Fatto. La combinazione? Daud, mi hai liberato, ragazzo. I cappellai sono finiti. Meglio così. Meglio così? La fine di qualcosa. Peccato non di Lizzy. Ho dato a lei il codice molto tempo fa. Ma non è mai venuta. Ha un bel sorriso. Mi serve la combinazione. Giusto, hai fatto la tua parte. Il numero è... 1-6. Non morire, no, 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 1-6, cosa? No. Non era un bel modo di dire. Via, 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 veloce, 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 veloce. Ok. Ok, e adesso? A parte che mi sto arrampicando su qualunque cosa pur di stare lontano dai ratti. Ma adesso? Spegni il supporto. E l'ho fatto. E adesso? Aiuto. Datemi un obiettivo. Usa la combinazione 1-6 cosa? Ho capito, ma non la so la combinazione 1-6. Ah, sono spariti. 1-6 cosa, signore? 1-6. Cosa? Cosa? Dannazione, la butto giù. La butto giù, basta. La butto giù, andiamo. Morirò malissimo, andiamo. La butto giù. Sì, ha funzionato, mi dicono. Poi ecco, potevo tenermela per i ratti. E 1-6, poi 6. E poi devo pigiare qualcosa, no? E allora 1-6-5. Fatto. Dannati ratti. Devo andare a recuperare la boom. Ah, è qua, ok. Per un mucchio di cavi a metallo. Se mi avvicina alla gola di Delilah, così sia. Posso uscire da qua? Va bene. Non lo so, forse avrei dovuto ascoltare il signore
Dicevo, forse avrei dovuto ascoltare l'infermiere, ma non so perché mi puzzava tantissimo quell'uomo. Perché sto usando i narcotici quando posso fare... questo! Dai! Ok. Scusi? Scusi? Salve? Scusi? No? Scusi? Sei bastardo però, eh? Ok, ma io dove sto andando? Cioè, teoricamente... ora devo tornare... cioè, non me ne frega di sta... ah! 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 Sapete dove siamo? Credo dalla parte opposta... di dove eravamo esatto, entrati per nonna Cincia, credo, no? Mi sbaglio? Boh. Ma scusate, io mi sa che sto facendo una cosa sbagliata però, eh? Perché sarei dovuto entrare qui se avessi ascoltato l'infermiere, credo. Però c'è una runa, porca miseria. Ho trovato anche un pesce morto, d'oro probabilmente. Va bene, non dovrei essere qui, ma c'è una runa e un amuleto d'ossa, due amuleti d'ossa, quindi vado a cercarli e poi torno da Lizzy. Non dovrei andare qua, cioè dovevo venire qui se aiutavo... dovevo venire qui se aiutavo il signor infermiere, ma dato che non l'ho fatto, non dovevo venire qui. Farò un'esplorazione rapidissima. Oh! Sì? Mi dica, signora, sono qui. Pronto per servirla, circa. Se mi dai una mano, forse riuscirai a camminare. Non l'ho vista che era così! Ok, lo so che non dovrei farlo, perché so chi è. La curiosità uccide, ma io sono curiosa, inutile. Stai bene? Oddio, grazie per avermi trovata. È stato orribile. Laggiù ci sono delle cose spaventose. Ma niente è spaventoso quanto me. Ma non mi dire... ok! Vedrò il... Ok, ma allora di che mi preoccupo? Dov'è? Non la vedo. Mamma mia, e tu? Ah, l'abbiamo impallata lì a metà strada, ok. Qualcun altro vuole provare ad affrontarmi? Chi è che mi chiama? Qui c'è un braccio. Chi è che mi chiama? Lo prenderò a bracci morti in faccia. Vieni, ranocchio. Sorelle, venite qui. Vieni. Vedo che Adelaida non frega molto delle sue sottoposte perché le ha mandate contro di me da sole. Cosa si aspettava? Che mi uccidessero forse? Siamo il pugnale di Dunval, noi non moriremo mai. Fino a che non arriverà Corvo e ci ucciderà malissimo. Ma fino ad allora saremo il pugnale di Dunval. Quindi probabilmente gli uomini di Trimble, dell'infermiere, sono stati attaccati da queste donne. E l'ho vista la statua di Delilah, l'ho vista. Tranquilli. Ora vado a parlare con le statue, tranquilli. Oh, Delilah, non vincerai, mi dispiace. Piuttosto. Ora mi giro di spalle, si anima e mi uccide malamente, attenzione. Peccato, avrei potuto darle in pasto ai ratti, ci ho pensato dopo, porcaccia. Corrotto, cosa fa? Ma non mi interessano i dardi a frammentazione, sinceramente. Ok, signorina Delilah, mi dica. Daud. Sì? Per Lurke non ti saresti arreso. Mentre lei, inginocchiata, mi ha rivelato tutti i tuoi segreti. So cosa stai facendo, Daud. L'hai soggiogata. Riconosco il simbolo sulla tua mano. Io ne ho uno uguale. So tutto quello che puoi fare e non importa. Siamo stati scelti in quattro, ma la storia ricorderà un solo nome. Delilah. O se li scorderà tutti.
Siamo stati scelti in quattro, quindi Corvo, Daud, Delilah e molto potenzialmente Nonna Cencia. Non lo possiamo sapere direttamente, ma credo che lei sia la quarta. Quindi anche Delilah dovrebbe, almeno ha detto anche lei, ha affermato di avere il simbolo, quindi da qualche parte lo avrà, forse appunto non sulla statua, ma sul suo corpo c'è. È stato interessante entrare qua, ho fatto bene, anche se non dovevo, perché teoricamente presa la bobina potevo andarmene. Ma c'era scritto 7 di 7. 5 di 5. Vabbè. Ah, forse hanno un conteggio diverso quelli corrotti e quelli normali. Boh, mi pareva di averli presi già tutti. E nel prossimo episodio riporteremo la bobina a Lizzie e andremo dritti verso Villa Brigmore, dove scopriremo tante cose inquietanti su Delilah. E su quello che vuole fare ad Emily, perché veramente io il finale di questo DLC, ragazzi, mi ha lasciato con più domande di quelle che già avevo prima di iniziare questo DLC. Quindi vi posso solo preannunciare che ci saranno tante cose di cui discutere prima di iniziare appunto Dishonored 2. Io come sempre vi richiedo di lasciare commenti sotto con le vostre idee, tutto quello che vi frulla in testa scrivetelo sotto, perché io qui sono piena di domande e non ho risposte, nessuno ci dà risposte e questa cosa mi sta facendo impazzire. Quindi scrivetemi tutto quello che avete in testa sotto con un commento, lasciate un like se vi va ed iscrivetevi anche al canale. Io come sempre vi auguro una buona giornata, un saluto a tutti!